Rispettare l'ambiente per dare valore al nostro mondo. Recuperare, riciclare, rivalorizzare. Calcestruzzi Casale recupera tutti i materiali provenienti da demolizione o ristrutturazione di abitazioni e fabbricati civili ed industriali. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Sì, per la verità ho molto apprezzato il clima di grande tranquillità nel quale si è svolto questo Consiglio Comunale, ma all'ordine del giorno peraltro c'erano anche alcune delibere significative, quale quella di una variazione di bilancio che vede appunto un finanziamento di 99.500 euro per la progettazione di un intervento sul torrente Sacco. Insomma, è stato un consiglio comunale in cui abbiamo affrontato anche questioni importanti, quale quella del piano economico finanziario, e rispetto al quale ho registrato, ripeto, un clima di grande collaborazione nel rispetto del ruolo di minoranza e di maggioranza che gli elettori hanno a noi assegnato. È stata anche l'occasione per condividere un pensiero augurale in vista dell'anno nuovo, e sia io sia il capogruppo di minoranza abbiamo auspicato una stagione nuova, un anno diverso per il 2021, e di lasciarci finalmente alle spalle questo 2020 che ha creato tanta tensione, tanta paura, e lo vogliamo fare, ripeto, nello spirito di collaborazione per il bene della nostra comunità. La gente si aspetta naturalmente una posizione chiara da parte di ognuno di noi e soprattutto una visione comune per il bene del nostro paese. Mi pare che sia in questa direzione stia andando anche il gruppo di minoranza, esprimendosi in questo senso e cogliendo l'occasione di questo mio pensiero augurale che ho voluto rivolgere non solo ai cittadini di Cervinara, l'ho voluto fare in questa sede istituzionale, in Consiglio Comunale, che è la sede deputata per eccellenza, in cui c'è l'espressione della volontà popolare che viene cristallizzata nella formazione del Consiglio Comunale. Certo, io penso che sentire le parole in un Consiglio Comunale, che è la massima espressione della democrazia di un paese, le parole del sindaco rivolte anche all'opposizione, ma che ha già rivolto all'opposizione, sia un senso importante per noi, che noi che vogliamo fare un'opposizione costruttiva a servizio del paese. Sì, un Consiglio Comunale tranquillo, speriamo che questo brutto anno, soprattutto caratterizzato da questa pandemia, lo mettiamo da parte e che il prossimo anno sia foriero di grandi soddisfazioni e per tutte noi, per le nostre famiglie e per tutta la città di Cervinara. Allora, innanzitutto ha preso atto di una collaborazione in Consiglio Comunale che sicuramente da valutare positivamente, in quanto foriera di una collaborazione fra tutte le forze in campo, visto anche il momento che stiamo attraversando a seguito della pandemia, quindi veramente c'è bisogno dell'aiuto di tutti per uscircene alla grande durante questo 2021 e tornare alla normalità. E se poi a questo si aggiunge un poco pure l'avversità delle condizioni meteorologiche, ieri abbiamo registrato notevoli danni nel paese a strutture pubbliche e anche a strutture private. Infatti stiamo pensando anche di fare una delibera per richiedere uno stato di calamità, non so se la Regione Campania lo farà visto quello che è successo anche a Napoli, quindi vedremo il da farsi nei prossimi giorni. Nel frattempo noi abbiamo il dovere di tutelare le nostre strutture. Un primo intervento è allo studio per ripristinare il tetto in maniera definitiva al Palacaudium. E poi ieri sera si è aggiunta un'altra grande necessità, quella di recuperare praticamente la palestra immediatamente adiacente al palazzetto. Bisogna studiare come fare, in quale modalità e con quali fondi per cercare di recuperare anche quella struttura e preservarla, diciamo, rispetto alle avversità. Si lavora, bisogna lavorare, ci siamo attrezzati anche per quanto attiene eventuali precipitazioni nevose, ci siamo dotati anche di attrezzature come lo spargisale da collocare direttamente dietro il pick-up. Insomma, è un momento difficile, speriamo che finisca presto e che si ritorni tutti quanti alla normalità e a gioire un poco.